Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Il piano industriale di Stellantis alle 18 a Torino. Per il futuro di Mirafiori, il sindaco Lorusso e il presidente Cirio incontrano la ditta Vares, annunciata la presenza di John Elkann. Se il mercato dell'auto è rimasto al palo nel 2021, poche le immatricolazioni di nuovi modelli, 23,9% a livello nazionale rispetto al 2019-2020, viaggia forte quello dell'usato. In Piemonte, in archivio 12 mesi contrassegnati dal segno positivo, crescita che sfiora il 15%. Nasce a Torino la casa per i piccoli profughi ucraini, treni e bus gratis per loro e per le famiglie, il call center della regione attivo anche al sabato. Covid, giovedì termina lo stato di emergenza, ma cresce il rischio di infettarsi due volte. Chi ha avuto le varianti Alfa e Delta può ammalarsi anche con Omicron, anche se vaccinato. In Piemonte tornano ad aumentare i ricoveri, 25 nuovi pazienti, altri 1.500 positivi, nessun decesso, il tasso di positività al 9,6%. Emergenza siccità, qualche pioggia potrebbe tornare a cadere sul Piemonte da metà settimana dopo un periodo che ha raggiunto i 106 giorni consecutivi, il secondo più lungo negli ultimi 65 anni. Ancora in fiamme l'area boschiva di Valstrona, bruciata una zona di oltre 20 ettari in provincia del Verbano Cusio-Ossola. A causa del clima secco, il fuoco si è propagato più velocemente. Il calcio, l'Atalanta insiste, fa ricorso al CONI, chiede il 3-0 a tavolino con il Toro per la partita non giocata a causa Covid, udienza fissata per il 13 aprile. Ciclismo, vittoria della cunese Elisa Balsamo, prima in Belgio con un successo allo sprint. È tutto in regia, Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.